temi dell'umano, la narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Solidali per la vita, che mondo lasceremo ai figli e a quali figli lasceremo il mondo? Questo lo slogan per il primo festival della Giornata per la Vita 2015, organizzato dalla Diocesi di Nicosia in provincia di Enna. Ne parliamo con la dottoressa Rosemary Scilenga, responsabile insieme al marito della pastorale familiare di questa diocesi. Già nelle parrocchie si festeggia la Giornata per la Vita, ma noi volevamo dare questo respiro diocesano. Volevamo festival perché volevamo coinvolgere non solo le coppie o le persone più sensibili, ma anche le fasce giovanili e sarebbe bello anche gli anziani. Praticamente abbiamo sentito la pastorale scolastica perché abbiamo pensato di coinvolgere appunto anche le scuole. Coinvolgendo i ragazzi si coinvolgono anche le loro famiglie. E abbiamo pensato appunto di fare festival perché vorremmo che avesse il sapore proprio di una festa. Nelle scuole abbiamo mandato un bando dando apertura a tutte le manifestazioni che vorranno, quindi manifestazioni artistiche, ma anche letterarie, perché no? Quindi vi è venuto in mente uno slogan attorno al quale coagulare l'interesse? Lo slogan l'abbiamo preso dal messaggio dei vescovi. E quindi abbiamo dato Solidali per la Vita appunto come il messaggio dei vescovi, ma poi abbiamo voluto aggiungere come sottotitolo Che mondo lasceremo ai figli e a quali figli lasceremo il mondo. Trovo particolarmente interessante questa scelta del sottotitolo perché non c'è soltanto il problema, diciamo, ecologico o comunque sia la responsabilità nei confronti del creato, ma anche la costruzione della persona, a quali figli lasceremo il mondo. Come stralcio per il bando abbiamo dato proprio il messaggio dei vescovi e abbiamo detto appunto che i lavori devono essere fedeli non semplicemente al titolo, ma appunto abbiamo dato questa possibilità in modo che il messaggio diventi proprio il leitmotiv della manifestazione. Cosa devono fare le persone che vogliono partecipare a questo festival? Le persone che vogliono partecipare intanto vorremmo si iscrivessero e abbiamo come data il 15 dicembre 2014. Sul sito della diocesi trovano il bando, trovano anche lo schema di domanda per iscriversi e dovranno dirci anche di cosa vogliono parlare, che attività vogliono presentare. E poi entro il 15 gennaio chi dovesse fare delle attività tipo grafica o dei PowerPoint, insomma tutto del materiale che poi andrà elaborato per il festival, dovrà farcelo pervenire. Questi elaborati poi è previsto vengano anche esibiti al pubblico all'auditorium Nino Buttafuoco di Nissoria. A Nissoria, che è un comune della nostra diocesi, il sindaco ci ha dato spazio nell'auditorium che dovrebbe essere sufficiente appunto a contenere i partecipanti, insomma tutto il festival. Questo avverrà il 31 gennaio, abbiamo preferito farlo alla vigilia perché per lasciare libera poi il giorno, il 1 febbraio, alle attività delle parrocchie che si sono sempre fatte. Sono più di una commissione in realtà che si occupano di questo in base anche al numero di elaborati che arriveranno, ma vogliamo cercare di dare spazio, il più ampio spazio possibile a tutti. Ricordiamo a tutti gli interessati che informazioni più dettagliate in merito a questo primo festival della Giornata per la Vita 2015 potranno essere trovate direttamente sul sito di questa diocesi siciliana che è diocesinicosia.it.